David Cinnella, sono il regista ed ideatore di Tech. Sono un italo-americano che è nato a Policoro e ha vissuto a Matera per la maggior parte della sua vita. Sono Walter Nicoletti, sono un attore e sono stato contattato da David Cinnella per produrre Tech con la mia associazione culturale Voce Spettacolo. Io sono Silvia Colucci, ho 21 anni, ho appena finito di studiare teatro e film alla University of East Anglia a Norwich, in Inghilterra. Mi chiamo Cosimo Frascella e ho 24 anni. Sono materano, da genitori materani. Ciao, sono Nando, in Tech c'ho interpreto il ruolo di Mr. Nado. Sono Maria Angela Caruso, ho 30 anni e sono un'attrice lucana. Sono Gabriele Grano, sono di Matera e diciamo da tutta la vita sono nel mondo dello spettacolo. Sono Prinella Lamacchia, un'attrice materana. Il regista David Cinnella mi ha contattato per lavorare al progetto Tech in qualità di scenografa e costumista. Sono Michele Valente, vicepresidente dell'associazione culturale Voce Spettacolo. Io sono Vito Nicoletti, faccio parte anch'io del direttivo di Voce Spettacolo, ricopro il ruolo di segretario. Sono Daniele Valente, materano di nascita e vivo e lavoro a Parma come ingegnere del suono. Sono Vito Soranno, sono musicista, sono un sassofonista, sono compositore e arrangiatore. Mi chiamo Andrea Bianchi, ho 19 anni e sono il direttore della fotografia di Tech. Sono andato per 5 anni a San Francisco, dove ho studiato alla Academy of Art University di San Francisco in California e mi sono laureato nel 2014 in regia e sceneggiatura cinematografica. David mi ha concesso una enorme fiducia perché mi ha dato la possibilità di poter interpretare il protagonista. Il progetto a cui stiamo lavorando è Tech. Si tratta di un corto di genere western fantascientifico. È un progetto praticamente esclusivamente locale, quindi ci stiamo lavorando tutti noi ragazzi della zona. Il mediometraggio Tech, innovazione nell'ambito cinematografico, innovazione nell'ambito musicale, spero, ma soprattutto sono i ragazzi che sono volenterosi, sono eccezionali, sono bravissimi. Il cyberpunk è una subcategoria del genere fantascientifico, diciamo una versione più sporca, nello stesso modo in cui gli spaghetti western sono una versione più sporca del western classico americano pulito. Avendo passato una vita qua in Basilicata, notavo sempre che i grandi colossal o i film in generale di Hollywood venivano girati qua sempre con l'idea che si possa sfruttare la Basilicata soltanto per film storici o film religiosi. Questo non mi andava molto bene perché sapevo che c'era potenziale per altri generi qua in Basilicata. Pertanto il regista David Cinnella ha deciso di rinvigorire il genere western affiancandolo al genere cyberpunk. Quindi dall'unione di questi due è nato Tech, il cyberpunk western, primo in Italia. Questa cosa qua mi ha colpito da subito, cioè quando David mi ha parlato del progetto mi ha subito colpito, sia il testo, sia la sceneggiatura, sia la storia, perché sinceramente in Basilicata mai si era creata una cosa del genere. Lo scorso anno, tramite un mio cugino, ho conosciuto David Cinnella. Ho incontrato David l'anno scorso, ci siamo incontrati, lì per la prima volta mi parlò del progetto di Tech. Ho conosciuto David Cinnella, il regista, è stato subito un ottimo feeling. Mi sono trovato davanti a un ragazzo molto più giovane di me, ma sicuramente con un grande talento, e la cosa mi ha entusiasmato ancora di più. Ci conosciamo tramite amici in comune. Sapendo che ho studiato teatro, film e recitazione, mi ha proposto di partecipare a questo progetto. Io naturalmente sono stata molto contenta di accettare. Lo conoscevo da prima, frequentatore di uno dei miei locali. Mi ha proposto questo lavoro e sono stato felice di questo perché ha pensato a me. Poi sono andato a sbirciare su internet i suoi lavori precedenti. Ho detto, caspita! Questo ragazzino, ci sa fare. David l'ho conosciuto un paio di anni fa, al primo corso cinema tenuto da lui. Dopo abbiamo collaborato insieme
un po' sul set di Wild, e poi David mi ha voluto come direttore della fotografia di Tech. Ho conosciuto David Cinella un anno fa durante le riprese della web series Wild. Con lui abbiamo instaurato subito un bellissimo rapporto di amicizia. A gennaio ci siamo riuniti per discutere sul progetto Tech. Quando David è partito per Los Angeles abbiamo continuato a lavorare per Tech anche a distanza. Tramite gli storyboard da lui realizzati abbiamo potuto trarre spunto per la creazione di costumi e per la realizzazione di dettagli utili per la scenografia. È questa passione per il sound design che mi porta ad essere coinvolto in questo progetto Tech. Sono stato contattato dal regista David Cinella in qualità di sound designer per occuparmi della creazione degli effetti audio che ci saranno nel corso del mediometraggio e anche in fase di post produzione per la gestione di tutto il materiale audio. In qualità di produttore di Tech mi ritengo assolutamente fortunato e al contempo onorato, perché abbiamo avuto un cast interamente lucano composto da grandi amici con cui nel tempo si è instaurata una grande stima e fiducia reciproca. È stata un'esperienza molto divertente sul set, soprattutto perché ogni 3 o 4 chuck chiamavo David e dicevo guarda che qui non si accende più la fotocamera, quando in realtà avevo solo staccato la batteria, e ogni volta gli facevo prendere uno spavento. La nostra è stata una produzione molto giovane comunque come progetto, perché appunto è stato uno dei primi progetti a cui abbiamo partecipato, che abbiamo preso parte, e è stata un'esperienza molto, molto interessante. Direi che poi è stato anche interessante poter interagire e lavorare con un gruppo di persone molto vario, fatto di giovanissimi e non, per cui il nostro compito è stato quello di direttori della produzione. Tech è anche in parte ispirato a molte serie che io ho visto da piccolo, fra cui le serie animate giapponesi Cowboy Bebop e soprattutto Trigun, che ha influenzato in particolare il look e il mood dell'intero progetto. La scelta degli strumenti è tutta legata appunto a questa nuova, a questo nuovo stile, genere, cyber music, quindi la scelta di strumenti quali chitarre elettriche, ritmi ossessivi, frammenti sonori tratti dalla musica rock metal, melodie che danno vita a queste scene, melodie che fanno che danno più incisività appunto alle scene del film. Il gruppo di lavoro di Tech è un gruppo affiatato composto da molti ragazzi giovani e composto anche da attori professionisti che hanno deciso di concederci le loro performance in quanto credevano al progetto. Sicuramente siamo riusciti a mettere su un bel gruppo molto organizzato e soprattutto composto da persone che se ne intendono davvero bene di ciò che fanno. Ho avuto un impatto molto positivo sin dall'inizio con la produzione, innanzitutto con i fratelli Vito e Walter Nicoletti e subito dopo con David Cinella, un ragazzo che mi è apparso immediatamente dotato, positivo, ricco di risorse, una persona di cui fidarsi, una persona che quando propone un lavoro cinematografico ti dà lo stimolo giusto per il solo fatto che lo vedi operare in un certo modo, quindi con grande maestria, con grande professionalità. E quindi è molto bello vedere, ripeto, dei ragazzi che tutti talentuosi, tutti vogliosi di creare qualcosa, di creare delle novità, di farsi spazio e di, diciamo, sentirsi partecipi di qualcosa che in Basilicata si è vista pochissimo. E spero che la Basilicata dia spazio a queste forme di cinema, a queste forme di creatività che sono bellissime. Noi ce la metteremo tutta, il progetto è bellissimo, la storia è bellissima, le persone sono meravigliose e quindi sicuramente questo sarà un grandissimo punto di partenza per qualcosa che io penso, ma sicuramente sarà un progetto che avrà in futuro grande risonanza.
Nell'interpretare Tech ho avuto un grandissimo aiuto da parte sia di David, il quale mi ha diretto in maniera magistrale perché mi era sempre vicino, cercava di mantenermi calmo in qualunque situazione, assolutamente disponibile, quindi un grande regista con cui poter lavorare. E, oltretutto ho avuto ulteriori consigli da parte di un caro amico, Marco Regina, l'head animator della DreamWorks. Con lui ci siamo incontrati prima delle riprese e quindi ha sicuramente mi ha dato degli ottimi spunti, degli ottimi consigli su come interpretare il personaggio e quindi su come ovviamente effettuare una performance di spessore. Ho notato davvero il modo in cui lavora sul set, preciso, non si scherza, non si ride quando si produce, quando si gira, si va diretti, non si perde tempo, e questo è stato veramente una grande scoperta, perché ci ha fatto risparmiare tanto tempo e quindi, come dire, tutto il programma della produzione si è svolto in base al lavoro che si era già stabilito, quindi abbiamo rispettato tutti i tempi. Proponendomi Tech, in primo luogo proponendomi una parte come comparsa, poi è venuta fuori quasi improvvisamente un ruolo più importante. È stato per me entusiasmante, esaltante, quindi una cosa molto passionale, se vogliamo, perché per me il cinema è buona parte della mia vita, anche se finora sempre, quasi sempre come spettatore. Propormi Tech significava far parte di qualcosa di simile a tutto ciò che avevo vissuto da spettatore, quindi il rapporto con David è stato immediatamente stimolante. Sul set è stato meraviglioso lavorare con lui, perché nello stesso tempo David è una persona che fa il suo lavoro seriamente e nello stesso momento ti appassiona, ti dà lo stimolo giusto e la carica giusta per poter realizzare quello che magari non hai mai fatto prima in quel modo, cioè in grado di portarti alla soluzione ottimale e al risultato ottimale semplicemente con i suoi metodi e la sua maestria. Il cast e tutto lo staff mi sono trovato bene, anche perché sembrava un set vero e proprio, insomma, ma lo era. Quando c'è la passione, quando c'è l'amore in questo lavoro, si sente. Dopo 3 anni di lavoro con Voce Spettacolo, quest'anno abbiamo avuto il grandissimo onore di entrare a far parte della press list dell'Academy, ovvero l'ufficio stampa degli Oscar. Pertanto sono contentissimo di questo traguardo raggiunto, perché conseguentemente a tutto ciò siamo riusciti ad instaurare delle significative partnership con molti dei festival di Los Angeles. Devo dire che Tech molto probabilmente ha le ali spiegate per volare immediatamente oltreoceano. Lavorare ultima cosa con David è stato veramente eccezionale. È un regista giovane, a carattere, è molto dotato, ma soprattutto sa quello che vuole. Per cui un augurio mio è quello, appunto, che il film abbia successo, ma sicuramente continueremo nelle prossime produzioni. L'esperienza sul set fino ad ora è stata molto bella. È fantastico riuscire finalmente a sfruttare il potenziale di questa zona, ma sentendolo nostro, facendolo nostro, cioè non semplicemente guardando le compagnie più grandi che fanno blockbuster. Ed è anche bello ritrovarmi con altri ragazzi della mia stessa zona che hanno le mie stesse passioni, in un gruppo che ha tanta voglia di fare arte, di fare cinema, e di fare arte soprattutto rimanendo nel nostro luogo di origine e sfruttandolo a pieno. Lavorare per te è stata un'esperienza fantastica, perché anche se è stata molto impegnativa, ci ha permesso di realizzare e portare a termine un progetto in cui abbiamo creduto fin dall'inizio. Ci ha regalato emozioni uniche, penso, che porterò sempre con me. E spero che tutto ciò sia solo l'inizio di un lungo percorso insieme. Tech, andate a vedere Tech di David Cinnella. Vi stupirà. Anche se abbiamo affrontato problemi quasi ogni giorno, tutti quanti erano perfettamente volenterosi a lavorare, tutti quanti erano seri, c'è sempre stata un'aria amichevole sul set,
e davvero non so come ringraziare tutti quanti per il loro grandissimo lavoro e il loro grandissimo talento su tutto quanto questo.